Wigasso. Aïe, ouais. Complot, tout ça c'est complot. Complot kidnapping. Complot sous complot. Complot international. Pentagone. Chef Latibonite, choléra. Complot, après les complots. Complot, après les complots là. Y'a des niveaux, papa, nous passer assez. Bah on s'en dit, papa, nous passer assez là. Complot, après les complots là. Nous voilà les rouler en bayou. Merci beaucoup, nos amis de Congo Haitian Roots Music. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne parlerai pas en français, je veux parler en italien, simplement parce que c'est dans le cadre du Festival Latino-Américain de Milan, hein, Milan Latin Festival. C'est dans ce cadre-là que je vais faire ce petit live, parce que la journée du 4 et du 5 juillet, c'est Malaki Makongo qui fera l'animation au cours de ce festival qui dure deux mois et plus, oui. Donc c'est nous qui allons animer. Je voulais donc profiter de cette occasion pour saluer la commune, les responsables de la commune de Milan. Oh, sto parlando francese. Volevo ringraziare il comune di Milano, ma anche soprattutto i responsabili del festival de Milano Latino Festival. Volevo ringraziare tutti questa gente, ma soprattutto volevo ringraziare il grande signor Hector Villanueva.
È un amico da molto tempo, da tanto tempo, e ci ha già invitato a questo festival, le Festival Latino di Milano, in 2007, eravamo lì. Oggi ci ha ancora invitato a Festival Latinoamericano. Purtroppo, come si dice, l'uomo propone, ma Dio fa la disposizione. Non posso essere con voi a Milano 4-5, ma, le nostre amici di Milano saranno lì, Malachi Makungu di Milano sarà lì per proponervi quello che proponerà. Avrete questa cosa. Il Bicentenario di Haiti è un film che ho girato in Haiti in 2004 e vi presenteranno tantissime cose. Ci sono già le fotografie, ci sono tantissime cose che vi presenteranno su quello che abbiamo fatto con Haiti, anche questa dimensione di sostenibilità, d'aiuto. Così volevo veramente la mano nel cuore, volevo scusarmi per il fatto che sarà impossibile che io sia presente, anche se l'avevo augurato, se avevo voluto essere lì. Ho qualche problema di salute, ho problemi di fisioterapia. Sto facendo un po' di séance per la fisioterapia. Ho dei problemi del corpo, di salute che dovrei sistemare. E così volevo con questa video dire che sono con voi, sono con voi. Sono presente lì, sono con voi nello spirito, nell'anima, sono con voi perché il festival, il Latino Milano Latino Festival è uno dei più grandi festival dell'Europa, uno dei più grandi festival dell'Italia. Per darvi una piccola idea su questa festival. Sentiamo un po' questo. È super mega divertimento. Un giorno J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Sono giovani, sanno lo spagnolo, sognano spiagge caraibiche e sono cresciuti a pane e reggaeton. Sono loro, la generazione Despacito, e il ritmo latino ce l'hanno nel sangue. Che ci piace tanto ballare questo. Ritmo caliente, abbiamo siamo un fuego. È una musica che ti fa veramente ballare, te la godi, te la godi, te la senti dentro. Per definizione colonna sonora di spensierate vacanze estive e balli di gruppo, il boom dei tormentoni latini arriva nel 2004 con la hit di Daddy Yankee, La gasolina. Ma è solo nel 2017 con Despacito che il reggaeton entra ufficialmente a far parte della vita di milioni di giovani di tutto il mondo. E dopo 3 anni continua ad essere la canzone più ascoltata di sempre. Despacito, sì o no? Anche in Italia il fenomeno reggaeton non è da meno. I numeri parlano chiaro al Milano Latin Festival che da 29 anni scalda le estati milanesi, sold out per il concerto di Daddy Yankee che presenta in Italia il suo nuovo tormentone dell'estate, Con Calma. Come avete sentito, oggi fanno 29 anni, oggi fanno 29 anni che il Festival Latinoamericano sta andando avanti qui in Italia.
così volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia in noi, che non si fermano. Noi, anche se io non ci sarò, ma ci sono gli amici che saranno lì, gli amici daranno tutta questa energia che ho impulso, che ho buttato, che da noi si fa così, l'upemba, e questa energia che aiuterà gli amici di andare avanti. Non ci sarò, mi scuso, ma e come ho detto, il corpo, l'uomo, auguro, ma è Dio che fa le disposizioni. Ma di un modo generale, in Haiti, io non avevo scelto di andare in Haiti. Io andavo in Guadalupe. Andavo in Guadalupe perché le amici della Guadalupe, gli amici della Guadalupe, le Congo della Guadalupe, sono venuti in Congo al festival, nostro festival Malakima Congo, in Congo, in 1996. Il festival era grande, abbiamo fatto le grandi cose. E così io partevo in Haiti per andare a rendere la moneta, come si dice, no? Per andare a rendere la moneta a questi amici di Guadalupe. Ma purtroppo le cose non sono andate come pensavo, per le cose burocratiche, così via, non ho potuto andare, ma come ero già nel questo progetto di andare nelle Antille, ho scelto un altro paese. Il più vicino che ho visto è il paese che si chiama Haiti. Così sono andato in Haiti. Sono andato in Haiti. Era in 2002. In 2002 la recepzione era grande. La recepzione era grande. E piano piano mi sono detto cosa sono andato a cercare in Haiti. E piano piano mi sono renduto conto che in Haiti c'era un'anima africana incredibile, un'anima africana molto forte. La prima cosa che mi hanno detto era che 75% della popolazione haitiana era originario del Terre Congo. Secondo gli archivi nazionali. Così mi sono detto, oh, penso che ci sono le cose da cercare qui, da vedere qui. E piano piano abbiamo fatto un grande lavoro d'antropologia, perché fra quello che leggiamo nei libri e quello che noi andiamo a vedere sul terreno, la differenza è molto grande. Perché lì mettiamo i nostri sentimenti, mettiamo le nostre contatti, mettiamo le nostre relazioni. In Haiti, Haiti è per me la mia seconda città, la mia seconda patria. Sono andato, penso, 15 volte in Haiti. Non mi fermo ad andare in Haiti. Non arrivo a fermarmi. Di andare in Haiti. Avete visto che anche in questa cosa che abbiamo creato della Nazione Congo, anche dietro la Nazione Congo, nelle nazioni che formano il Congo, c'è anche quello che chiamiamo la nazione haitiana. È lì, è qui, è lì. Nel senso che quando parlo di Haiti, il corpo fa male. Ok. Nel senso che quando parlo di Haiti, non ne parlo. Per me Haiti non è un luogo di per la villaggiatura, per andare. No. In Haiti, cosa facciamo in Haiti? Vi lo dirò oggi. Scusate.
vi ho detto che tutto non va troppo bene, ma fa parte della vita quello. Così dicevo che, scusi, mi sto... Il programma che facciamo in Haiti è un programma di cultura. Un programma di cultura. È il mio primo libro che ho scritto su Haiti. Il mio primo libro. Il voodoo haitiano visto con gli occhi di una Congo di Africa. C'è un altro libro, I frammenti della coscienza haitiana. Questo libro è scritto da Lovely Antoine. Madame Lovely Antoine ha scritto questo libro, Il frammento della coscienza haitiana. E vedrete che il libro è prefassato da Masengo Mabongolo, che vi sta parlando, e postface di Mawawa Mawakiese, pubblicato da Paris, Edition Paris. Questa è una cosa molto importante per intellettuali, perché tu puoi leggere le cose nei libri e sulla realtà le cose sono differenti. Noi diciamo a tutti intellettuali haitiani, quando vogliono fare lavorare sull'storia, su tutto quello che è successo in Haiti, devono sapere prima cosa è successo, prima che le gente partano dal Congo fino dall'Africa fino a Haiti, cosa è successo. Quello le aiuterà a capire bene i movimenti. Perché quando si parla di Macandal, tu non puoi capire l'istoria di Macandal se cerca a vederlo solo da quando sono arrivati in Haiti. Dove prenderlo da prima di Haiti, cosa è successo? Voglio dire che nella cultura congolese c'è qualcosa che, nella spiritualità congolese c'è qualcosa che si chiama Lemba. Lemba. E la scuola è la scuola dell'amministrazione Congo. Tu puoi aver studiato tutte le scienze, se l'amministrazione non so cosa che ha studiato, ma per essere riconosciuto come qualcuno responsabile, deve andare a studiare nell'EMBA. Anche se c'è un capo spirituale, dove andare a studiare in lemba. Perciò in Haiti, nella spiritualità haitiana, nel voodoo haitiana, c'è quello che si chiama Pedro Lemba. Pedro Lemba. E Pedro Lemba prende le sue basi in Congo. In Haiti facciamo turismo. Partiamo da Jacques Mel e Jacques Mel fino nel capo, passando da Léogane, Porto Principe, come si chiama, Gonaïve, Bois Caïmont, fino nel capo. Stiamo facendo la promozione delle giumelaggi.
cercando di aggiumelare le nostre capacità. Perché in generale facciamo le giumelage con le grandi città, sì, ma a livello la connessione facciamo fatica perché è difficile di fare delle giumelage con le grandi città, perché avrete sempre la mano tesa in questo modo, loro vi danno e voi non sapete esattamente cosa dare e questa giumelage diventa sbagliata. Facciamo anche con Haiti, abbiamo dei progetti di solidarietà con Haiti. Non solo la solidarietà a livello intellettuale, ma la solidarietà quando c'era per esempio il terremoto in Haiti. L'abbiamo saputo il 12 di gennaio. E noi il 10 di maggio eravamo in Haiti, 2 mesi dopo. God bless me. O che qualcosa è venuto senza che l'ho chiamato, ma vi lo do. Quello è il nostro progetto di turismo con Haiti. Io vi lo do così saprete un po' cosa facciamo con Haiti a livello turistico. Purtroppo è scritto in francese. A livello turistico, per sapere cosa noi facciamo con Haiti a livello turistico. Ma prima parlavo... Prima parlavo di turismo, di giumelaggio, dell'aiuto reciproco. Problema per aiutare l'altro non è che tu devi avere tantissime cose, no, per aiutare l'altro darà solo il piccolo che hai, il poco che tu puoi avere. Nel senso che quando c'era terremoto, 2 mesi dopo abbiamo preso un po' di medicina, avevamo un po' di soldi, siamo andati sul terreno, abbiamo fatto fatica per trovare da mangiare perché tu non puoi dare antibiotico a qualcuno se non ha mangiato. Abbiamo fatto fatica, ma sappiamo che nel mare c'erano tanti navi pieni di riso, di fagioli, tante cose, ma c'erano problemi fra il sistema internazionale che voleva gestire le cose e lo stato di Haiti. Boh, sono loro problemi. Abbiamo dato la mano a questo livello. Così non lo facciamo solo a livello intellettuale, ma anche a livello umano lo facciamo. Abbiamo anche dei programmi per lottare contro la fame e la povertà, la miseria in Haiti. Stiamo mettendo in piedi un progetto di banca etica africana in Haiti. Qui l'avete in francese. Una banca etica africana. Realtà, sogno o realtà? Una banca etica africana, sogno o realtà? E ora lo stiamo facendo questa banca etica, siamo giumelati con dei amici haitiani, dei amici di Haiti, siamo giumelati con dei amici di Haiti. Loro stanno creando quello che si chiama Ethical, loro lo chiamano, è la banca etica africana. Ci sto arrivando, un attimo. Loro stanno mettendo in piedi, hanno messo in piedi questo.
perché stiamo lavorando in Haiti, ma c'è un altro gruppo di amici che vivono negli Stati Uniti, con chi lavoriamo in Haiti, ma loro hanno anche, stanno anche mettendo in piedi questo progetto, una banca etica, lo chiamano African Ethical Investment Bank of USA. African Ethical Investment Bank of USA. Donc, gli Stati Uniti loro stanno creando una banca etica africana degli Stati Uniti. Una banca etica di investimento, una banca etica africana di investimento in Stati Uniti. E siamo giumelati, stiamo lavorando insieme con il nostro progetto di banca etica africana. E abbiamo anche un altro progetto, sempre in Haiti, è di creare una banca etica dei comuni. Il sindaco, in Haiti ci sono 143 comuni e in ogni comune c'è una sindaco signore, una sindaco giovane e una sindaco donna. Così le sindaci donne si sono ritrovate insieme e hanno bisogno di creare una banca etica delle sindaci donne. Abbiamo già fatto le cose con loro in maggio 2018. Era dal 11 al 13 maggio 2018. In fianco di quello c'è anche gli amici che vogliono creare una banca etica delle Ugon e delle Mambo. Le Ugon e le Mambo sono le capi spirituali, sono i maestri spirituali del voodoo haitiano. Loro stanno lottando anche per creare una banca etica del voodoo haitiano. E così via stiamo lavorando per cercare di andare avanti, perché sapetelo, possiamo vedere quello che i grandi paesi hanno fatto, ma saremo più vicini, sarà più possibile noi di copiare dai paesi che hanno le stesse difficoltà che noi, che hanno le stesse realtà che noi. Io so che la cosa che andrà bene in Haiti andrà bene in Congo. La cosa che andrà bene in Congo andrà bene in Haiti. E perciò lavoriamo, collaboriamo. E da 2002 in Haiti abbiamo creato una antenna di Malaki Makongo che si chiama Cecil Vodou Malaki Makongo. Cecil Vodou e Malaki Makongo. È gestito da un signore che si chiama, è gestito da un amico che si chiama Elie Isaac. È gestito da un amico che si chiama Elie Isaac. Da 2002 noi stiamo lavorando insieme con questo gruppo, ci scambiamo le possibilità, ci scambiamo le difficoltà, stiamo provando ad andare avanti. Oggi lui ha scritto uno dei grandissimi libri sulla cultura haitiana, perché lui è di questo mondo, lui ha studiato la letteratura haitiana e ci aiuta a capire tantissime cose. E questo lavoro che stiamo facendo in Haiti, penso che prossimamente avremo più di possibilità di collaborare, di essere insieme. Sentite un po' quando fanno le loro manifestazioni a Haiti, come si muovono, cosa fanno. Allez, plimou, écrit. Relais Sambael,
tiene pas oublié cette information. Aïe bobo, joie et makaya à toutes et à tous. Ecco quello che pensiamo a dirvi oggi. Mi scuso ancora per questo fatto che non posso essere con voi, ma vi auguro una grande festa di Malakima Congo dentro il festival, il Milano Festival, no, il Milano Latino Festival. Voglio ringraziare tutti quello, soprattutto signor Hector Villanueva, volevo ringraziarlo, volevo ringraziare la comune, il comune di Milano, ringraziare la festa latino di Milano. Ecco, dobbiamo finire con questa musica. Tutta la vita, secondo me è super mega divertimento. Un giorno J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Sono giovani, sanno lo spagnolo, sognano spiagge caraibiche e sono cresciuti a pane e reggaeton. Sono loro, la generazione Despacito, e il ritmo latino ce l'hanno nel sangue. Che ci piace tanto ballare questo ritmo caliente, siamo un fuoco. È una musica che ti fa veramente ballare, te la godi, te la godi, te la senti dentro. Per definizione colonna sonora di spensierate vacanze estive e balli di gruppo, il boom dei tormentoni latini arriva nel 2004 con la hit di Daddy Yankee, La Gasolina. Gasolina, dame la gasolina, ti sei tanta la gasolina, dame la gasolina. Ma è solo nel 2017 con Despacito che il reggaeton entra ufficialmente a far parte della vita di milioni di giovani di tutto il mondo. E dopo 3 anni continua ad essere la canzone più ascoltata di sempre. Despacito, sì o no? Anche in Italia il fenomeno reggaeton non è da meno. I numeri parlano chiaro al Milano Latin Festival che da 29 anni scalda le estati milanesi, sold out per il concerto di Daddy Yankee che presenta in Italia il suo nuovo tormentone dell'estate, Con Calma. E se Daddy è considerato il king del genere latino, sono in realtà tantissimi gli artisti che ci hanno fatto cantare e soprattutto ballare. J Balvin, Maluma, Ozuna. Questa è la generazione di Despacito che non rinuncia al ritmo latino, nemmeno al matrimonio. Noi ci siamo sposati a settembre e al matrimonio invece che il classico ballo degli sposi abbiamo ballato dura. Eh,
Voilà. Mais. Jamais je n'ai reçu un paiement de Timus Corporation de 250 000 $ lié à des activités pétrolières, à des activités de franchisme. Non, è quello, quello è altra cosa. No, volevo mettere a vostra disposizione una cosa molto importante per me. Questa cosa è. Questa cosa è quella. E quella è molto importante per me perché si chiama Nowensi Mosquera. Mosquera Nowensi. È la regina dei bongo di Bongo Dia. È una donna che sta lavorando molto e è programmato, doveva essere con noi, lei anche sta mettendo in piedi una banca etica africana in Chocó. Chocó è nel nord-est della Colombia. Chocó, sentiamola! Scusi. Cosa sta con il patrocinio del Ministerio della Cultura, le traigo il bongo de Bocayá por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la red. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre del abuelo. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre del abuelo. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos daría. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos daría. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren todos los que van subiendo en el bongo. Oye Juan, por la cultura, Rodrigo Paró, en el buen concierto, por el Pacífico, en el bicentenario, con la chiribilla, por nuestra identidad. Bueno, y ahora súmanse los de Lanzos, el Sena, madre cabezas de familia, los periodistas indígenas, todos en general, toda la profundidad por el anhelo de un pueblo, Ojachá presente. Verna, del Venezuela, panameños, cubanos, afanes que les mandé, africanos, verna, ¿cómo están? Buonasera, buonasera. Presa de Vaz, Rosario. Bonjour, bonjour, buonasera, buonasera. Bonjour, Olivier, bonjour. El Ministerio de Cultura y la Salud. Bonjour, Tata Bonjour, Olivier Cuca. Por nuestra etnia, en el bicentenario. La Campasí, que me anda. Con la diócesis, bonjour. Era molto pronto di venire, ma certe cose hanno fatto di spostare questa